Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento con New Super Mario Bros. U Deluxe. Nello scorso episodio siamo arrivati in questo punto qua, io poi non ho salvato perché ero convinto di aver salvato, invece ho salvato fuori dalla torre a metà livello, perché non si può salvare se non fuori dalle torri, e io ovviamente non mi ricordavo più, quindi ho spento e ho dovuto rifarmi il livello. Comunque niente di grave, ho recuperato già tutte le tre monete, ho finito il livello. Adesso andremo a vedere questo livello 4, sperando di non metterci tanto, anche perché dobbiamo finire il mondo in questo episodio, quindi dobbiamo cercare di non metterci una vita a fare tutti i vari mondi che abbiamo da fare, i vari livelli. Ok, qua intanto ci è andata bene, abbastanza bene. Qui bisogna stare attenti a tutti questi pallotti di Bill, che spero che prima o poi smettano di arrivare. Intanto qua abbiamo perso il potenziamento stupidamente, aggiungerei. Ok, qui c'è la prima moneta. Allora aspettiamo questo pallottolo Bill. Intanto abbiamo perso anche il fungo. Allora vediamo, magari passando di qua, stanno attenti a questo, se facendo in questo modo qua, magari saltando meglio, riusciamo a prendere quella moneta. Allora intanto vi comunico che, per quando vedrete voi questo video, ci sono già passati qualche giorno, comunque mi è arrivato praticamente in questi giorni in cui vedrete questo video Super Mario Maker. Ho fatto un video esplicativo in cui spiego appunto che l'ho preso, tutte quelle cose lì. Qui ci è andata benissimo, prendiamo la bandiera di metà livello, almeno siamo a cavallo. E niente, vi lascio nel caso, intanto abbiamo perso il potenziamento, tanto per cambiare. Vi lascio nel caso, qui intanto non c'è niente. Ah ok, c'è il trampolino qua, ok. Qui ci sarà il fungo, spero. Vi lascio nelle schede, se è già uscito, vi lascio il video in cui spiego. Di quelle due monete lì non mi convincono, però non rischio ad andare lì. Nel caso in cui mancherà una moneta, sappiamo dov'è. Dicevo, in cui vi spiego praticamente come mandarmi i livelli, praticamente potete mandarmeli dove volete. L'unico problema è che appunto io in questi giorni sono al mare, quindi i vostri, intanto qua ho sbagliato alla grande, ci ero quasi arrivato, i vostri livelli li vedremo a partire da settembre. Non so come mettere giù la serie, quindi vedrò io come fare con i vari episodi dei vari video che stanno già uscendo. Tanto qua stiamo degenerando. Comunque voi potete già mandarmi i vostri livelli in qualsiasi modo volete, nel senso, su Instagram, su Telegram, sui miei social che trovate in descrizione, sotto i commenti dei video. Vedrò di portarveli il prima possibile. Tanto qua speriamo di... Vedo che sta scadendo anche il tempo, che siamo morti. Benissimo, ci ritroviamo direttamente qua. Ok, la moneta l'ho presa, adesso devo cercare di
non rimanerci. Benissimo, ce l'abbiamo, o almeno ce l'abbiamo fatta, è una parola grossa. Però siamo già più avanti rispetto a quello che avevamo prima. Cerco di far passare quel pallottolo Bill, intanto qua arriva un Banzai Bill. Banzai Bill è pericoloso in questa zona, soprattutto perché adesso io non ho potenziamenti. Però noi ce ne freghiamo altamente, andiamo a prendere la bandiera di fine livello. Come avete visto ho perso qualche vita, come vedete mi sembra che ne ho perse 2 o 3, se non ricordo male. Comunque poco importa, l'importante è essere riusciti a fare il livello. Allora adesso andiamo al livello qua sotto, evitando magari, ecco, di incontrare il pinguino. Che ci farà perdere sicuramente un'altra vita. Ok, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di decente. Ecco appunto, sapevo già che andava a finire in questo modo. Dobbiamo cercare di evitarlo, quel pinguino. Quindi partiamo adesso. No, non possiamo andarci da qua. Devo per forza battere il pinguino per passare. Allora, anche qua vi farò vedere magari il tentativo buono, che potrebbe già essere questo, se saltasse. Allora, visto che comunque sia, ne prendiamo uno, facciamo che usare uno di questi, se no stiamo qua tutto il giorno. Tanto comunque dovrebbe darci un potenziamento anche i pinguini qua dovrebbero darci dei potenziamenti. Poi se riesco a prenderlo. Ok, benissimo. Adesso andiamo a prendere questa corona di Toadette, che non so se magari vedremo negli ultimi episodi. Ok, comunque l'abbiamo tolto di mezzo. Adesso andiamo a prendere appunto quella ghianda e passiamo di qua a sinistra, perché a destra ovviamente non possiamo passare, perché dobbiamo ancora sbloccare appunto la strada finendo questo livello. Caverna delle stalattiti gelide. Perfetto. Dovrebbe andare leggermente meglio, perché comunque siamo dentro una caverna, quindi almeno si spera che sia dentro una caverna, di modo che non continuiamo a scivolare. No, invece sì, invece scivoliamo, e anche bene, direi. Qua ci prendiamo direttamente il fiore, potenziamento, e procediamo. Allora, qua vediamo un po', qua sopra c'è qualcosa di sicuro. E rischiavo. Stavo cercando di fare un salto a parete, ho rischiato di cadere di sotto. Adesso se ce la fai Mario a saltare qua sopra, mi fai anche un piacere. Ok. Sì, qui c'è qualcosa di nascosto, solo monete. Allora andiamo a vedere se c'è qualcosa anche di qua. No, di qua non c'è niente, allora torniamo di qui. Niente, qua non c'è assolutamente nulla. Qui ci sarà sicuramente un potenziamento che per il momento lasciamo qui. Abbiamo fatto bene a lasciarlo lì, il potenziamento. Secondo me dentro di lì c'era qualcosa. Qui sotto. Quindi se nel caso non troviamo qualche moneta, sappiamo che è in quel punto lì. Ok, qui io ci provo, ma non penso che ce la faremo a prenderle tutte queste monete. Ok, qua ci sta andando, ecco, ci stava andando troppo bene. Ok,
quindi adesso riniziando dall'inizio, vi taglierò, vedremo se lì, in quel punto lì dove dicevo che secondo me c'era qualcosa, se effettivamente ci troviamo dentro qualcosa di utile per la nostra avventura. Ok, siamo arrivati qua, adesso cercherò di andare il più veloce possibile. E difatti c'era all'interno la prima moneta stella. Abbiamo perso il potenziamento per colpa di quell'anella, ma poco importa, adesso l'importante è riuscire ad andare avanti. Secondo me l'altra stella è sotto dentro qua. Qua esattamente in questo punto, poi magari no. Qui intanto noi ci prendiamo la bandiera di metà livello. Cerchiamo di saltare su questa piattaforma qua, senza evitando di cadere. Adesso qua dovrebbe esserci dentro il nostro potenziamento. Facciamo cadere questa stalattite. E adesso cerchiamo di saltargli sopra. Magari prendendo un po' di rincorsa, cerchiamo di non scivolare. Ok, andiamo di qua, saltiamo su quest'altra piattaforma senza cadere. Ok, sono riuscito a passare abbastanza bene. Adesso qua mi hanno. E qua non dovevo ucciderlo perché dovevo entrare in quel tubo lì. Sperando ci sia un trampolino sotto per di qua. Quello non avrei dovuto ucciderlo. Qualcosa mi dice che non avrei dovuto ucciderlo, appunto. Qui stiamo attenti a tutte queste stalattiti, andiamo qua sotto, qui ci sono solo monete. Quindi mi ha perso. Abbiamo perso due monete stella. Penso di essere quasi alla fine del livello ormai. Ok, ho passato quella parte là. Lì c'era qualcos'altro, quindi in questo livello dobbiamo comunque rientrarci. Esatto, si saliva a prendere l'ultima moneta. Ok, vado a vedere di riuscire a prendere le ultime due monete. Poi appunto farò un taglio e appena riesco a prenderle vi farò vedere. Comunque adesso l'importante è aver completato il livello, intanto abbiamo finito con due numeri uguali, non me ne sono neanche accorto. E ci dà un fungo che attualmente non ci serve praticamente a niente. Comunque adesso appunto vi farò un taglio, vi farò vedere appena riuscirò a trovare le due monete. Cioè trovarle le ho trovate, devo solo riuscire a prenderle. Ok, allora sono riuscito a passare da questa zona qui, quindi la terza moneta l'abbiamo presa. L'abbiamo presa, non è ancora detto, però adesso è detto. Adesso tornerò dentro e farò vedere appena riuscirò a non uccidere quel Ice Bros, dovrebbe essere quello di ghiaccio. Ghiaccio Bros. Per gli altri sono Fire Bros, Fuoco Bros, quindi questo qua non lo so, comunque ve lo lascio scritto. E niente, ci vediamo appena riesco. Ok, come avete visto, finalmente ce l'ho fatta. Adesso andremo a prendere la nostra moneta. Come avete visto, finalmente le abbiamo tutte e tre. Quindi ci vediamo fuori dal livello per andare ad affrontare la casa dei fantasmi. Ok, dunque, piccolo aggiornamento. Sono morto mentre stavo tornando fuori con la moneta, quindi la andrò a recuperare off camera. Comunque vi ho fatto vedere dove si prende. Adesso andiamo a fare appunto la casa dei fantasmi qua, che si chiama la base barcollante dei fantasmi. Casa barcollante dei fantasmi, qua ci sarà da perderci. La vado a recuperare. Vado a recuperare off camera perché sennò veramente sto qua veramente tanto tempo e questa è finta, sicuro? Sì, esatto. Allora le monete ce ne freghiamo e andiamo dentro qua.
Dicevo, sto qua veramente tanto tempo, quindi io eviterei per adesso. Qua andiamo sopra o sotto, proviamo qua. Allora, adesso siamo andati sotto, dobbiamo ricordarci che se è, dopo dobbiamo andare sopra. Ok, qua non sembra ci sia niente. Facciamo abbassare un po' questo bu. Prendiamo la P. Per me c'è qualcosa sotto. Proviamo a vedere. No, qua di qua no. Non sento il tempo. Comunque qua non si entra né da una parte né dall'altra, quindi no, non c'era niente, c'erano solo monete, presumo. E poi ovviamente nel caso in cui non troviamo qualcosa andremo a esplorarla meglio. Adesso dobbiamo andare in quella sopra. Vediamo se c'è dentro qualcosa in questa qua. Ok, dunque, dobbiamo provare ad andare a vedere quell'interruttore P e andare nella porta che c'è qua sotto a noi. Proviamo a vedere se riusciamo a farci qualcosa in questo modo qua. Ok, siamo riusciti a entrare, vediamo un po' se c'è dentro qualcosa di interessante. Qua ci sarà da correre. Esatto, non sento il tempo, non sento il tempo. Comunque ho capito cosa dobbiamo fare. Vediamo se c'è di nuovo l'interruttore P. Non ci sarà più, però. Ah sì, c'è. Ok, benissimo. Però ho tolto le due monete. Io stupidamente ho tolto le due monete, cioè stupidamente, per saltare i bu. Quindi sappiamo che una moneta è qua. Se noi rientriamo dentro qua, ovviamente scompare. E ovviamente se andiamo dentro adesso non ci saranno più le monete, presumo. Proviamo a vedere se non moriamo facendo così. E invece moriamo. Benissimo, allora vi farò vedere appunto appena arriverò a riuscire a prendere questa moneta allora. Ok, qua c'erano delle monete, come vi avevo fatto vedere sicuramente. Una volta schiacciato il pulsante P, appunto ci faceva prendere la prima moneta. Ok, sono tornato qua, vediamo se adesso ce la facciamo a recuperare quella moneta stella che c'è in fondo qua. Per poco non ce l'ho fatta, comunque anche questa qua vi farò vedere appena riuscirò a prendere. Tanto sicuramente morirò altre volte e altrettanto sicuramente dovremo rientrare dentro qua almeno un'altra volta perché dobbiamo sbloccare l'uscita segreta, perché nelle case stregate c'è praticamente sempre l'uscita segreta. Niente, adesso procederò dentro questa porta qua che non si può entrare. E quindi dove devo andare adesso? L'unica porta in cui posso entrare è questa qua. Ah, però mi ricompaiono le monete, quindi in un modo o nell'altro dobbiamo per forza prendere quella moneta. Probabilmente dobbiamo salire su di là. No, eppure su già non mi fa salire, quindi vabbè, comunque la seconda moneta ce l'abbiamo. Quindi probabilmente c'è una porta. Intanto abbiamo perso il potenziamento. C'è una porta per di qua. Eccola qua. Benissimo, abbiamo trovato, anche perché era l'unica alternativa era quella.
Allora, io procederei ad andare qui. Questa porta qua mi convince di più dell'altra. No, non vado neanche a rischiare. Non vado neanche a rischiare. Proviamo a vedere sotto. Qua non c'è niente, di qua. Non c'è niente neanche di qua. Di qui c'era quell'interruttore P. Ok, quindi andiamo dentro qua. Questa è finta, quindi dobbiamo per forza andare qua dove c'è il V. A meno che dentro qua io provo a rientrare alla parte sinistra. Di qui non ci sia una porta. O che questo ci faccia salire. Provo a salire di qua. No, ma non penso ci sia niente qua sopra. Esatto, non c'è niente. Proviamo a vedere se riusciamo a prendere qualcosa, la stella, non ce ne facciamo niente, però riusciamo a toglierci il bu che c'è di qui, che mi dà parecchio parecchio fastidio. Questo bu qua, ok, allora andiamo dentro qua per forza, non vedo altre, altre alternative. Allora qui c'è una freccia che indica, indica questa zona qui e andiamo dentro qua, per forza, non ci possiamo fare altrimenti. Siamo di nuovo qui, quindi probabilmente c'era qualcos'altro da fare. Sarà un salto della fede. Questa piattaforma sale. No, salto della fede no, perché la telecamera non si sposta. Qui diventerà finta sicuramente questa porta, quindi se non è di qui che dobbiamo andare, non è di là, ci sarà un'altra porta probabilmente nascosta qua che non vedo io, a meno che non bisogna schiacciare la P e poi mentre attiva la P, ecco, abbiamo trovato la porta. Abbiamo trovato un'altra porta dentro qua, bloccata da delle monete. Adesso speriamo di non perdere. Speriamo che qua ci sia dentro un potenziamento. Ok, qui dobbiamo saltare. Saltare, saltare, saltare su, su, su. Secondo me c'è modo di andare più in alto. Ok, siamo usciti, quindi adesso io prenderò la bandiera, ovviamente. E a rientro ci vediamo lì esattamente nello stesso punto. Perché secondo me saltando si va ancora più su e su, e secondo me su di lì c'è la terza moneta. Come avete visto, sono riuscito ad arrivare qua sopra aiutandomi appunto con la ghianda, giusto per velocizzare un po'. La nostra avventura, ho deciso di prendere un attimo la ghianda per appunto. Non prolungare più di tanto la ricerca, che poi non era una ricerca perché sapevo benissimo dove erano le cose da trovare, però appunto per velocizzare un tantino il video, anche perché sennò io sarei stato qua veramente troppo tempo. Benissimo, comunque vi ho fatto vedere le posizioni, poi lì ovviamente si può fare il salto parete, però bisogna essere veloci. Io non avendo audio non ho neanche non posso neanche sentire quanto tempo ci vuole, cioè quanto tempo mi rimane prima che scada la cosa, quindi mi risulta ancora più difficile
Adesso andremo a fare quel livello lì, dopodiché faremo castello e taglieremo poi, chiuderemo poi l'episodio. Spero che non sia venuto eccessivamente lungo per voi. Per me è veramente troppo lungo. Però appunto devo seguire il programma che mi sono messo, che mi sono appunto imposto, perché sennò non riesco a portare altri giochi. Quindi devo per forza fare i video così. Ok, qui cerchiamo di capire se c'è qualcosa. Qualcosa da prendere, appunto, dove prenderlo, perché secondo me queste casse qua che ballano in questo modo qua nascondono sicuramente qualcosa da qualche parte. Io continuo a tenere la nostra ghianda finché non andremo a perderla. Che qui non sembra ci sia niente. Chissà dove sono le monete. Qua secondo me è uno di quei livelli dove ci metteremo veramente una vita a trovare tutte le monete. Ma magari no, e magari sono nelle posizioni più facili. Secondo me ne abbiamo già persa almeno una. Magari mi sbaglierò, ma ne avremo già sicuramente persa più di una. Qui ce n'è una. No, è la prima, dè. È la prima, è la prima. Quindi non ne abbiamo perse. E in compenso abbiamo perso il potenziamento. Prendiamoci questo. Qui spero che non c'era una piantina. No, c'era una vita. Ok, benissimo. L'importante è che non c'era una piantina. Cerchiamo di ghiacciare quello, in modo che noi riusciamo a salirgli sopra e a salire qua. Qui c'è un tubo. Probabilmente c'è dentro la seconda moneta. Ok, uno siamo riusciti a farlo fuori, adesso vediamo di riuscire a far fuori anche il secondo, prendere la nostra seconda, ok, è la seconda, quindi siamo messi abbastanza bene, essendo la seconda moneta. Adesso vediamo se riusciamo appunto a capire dov'è la terza senza andare appunto a morire come stiamo invece facendo. Ci ritroviamo qua. Allora, io adesso provo, se non muoio, a passare sotto di qua, perché secondo me qua sotto c'è qualcosa. C'è solo una vita, che non me ne faccio assolutamente niente. Spero che qua ci sia un fungo. Ok. Meno male che sono quasi finiti questi livelli nella neve. Sono veramente contento che siano finiti questi livelli nella neve. Rimangono quelli nell'acqua. Ci rivediamo lì dove sono morto, se ci arrivo. Ok, sono tornato qua, dove più o meno ci eravamo interrotti prima. Adesso cerco appunto di evitare di morire. E qua c'è da capire dov'è la terza moneta, se è sopra di qua. Ok, benissimo, l'abbiamo trovata. Adesso spero proprio di essere alla fine del livello, perché veramente non ne posso più. Vado lungo. No, 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 no,
non fatemi morire adesso. Ok, andiamo, andiamo. Livello, ok, bandiera. Benissimo, completato.
non mi interessa nient'altro. Abbiamo le 3 stelle e quello che conta è appunto aver completato il livello. Ho perso qualche vita, ho preso anche un paio di potenziamenti dalla nostra scorta che avevamo nel nostro inventario. Adesso questo pezzo qua sicuramente non lo vedremo adesso, adesso andremo, salviamo assolutamente sì. Adesso andiamo ad affrontare il castello. Scusate il taglio, ragazzi, però intanto che stavo andando a affrontare il castello qua sopra, mi è arrivata gente a casa, ho dovuto staccare la registrazione. Quindi questa qua la sto registrando il giorno dopo in cui ho fatto tutto il resto del video, quindi scusate il taglio e scusate se stavo dicendo qualcosa che non ho finito di dire, ma appunto è arrivata inaspettata una visita. Ok, andiamo a vedere questo castello, ero arrivato praticamente leggermente più avanti di questa zona qua. Allora, quelle monete lì le lascerei stare. E vedrei di procedere. Ovviamente questo video cioè per me è un video a sé stante, però andremo solo ed esclusivamente a finire questo castello, perché comunque voi avete visto anche tutto il resto dell'episodio che ho registrato ieri, che è già stato appunto registrato, quindi sarà solo ed esclusivamente il castello. Spero di non metterci tanto. Spero di essere anche leggermente più concentrato di ieri, perché ieri ero abbastanza stanco. Quindi ho giocato anche relativamente male. Spero di essere migliorato leggermente. Allora, qua sotto c'era il funghetto. Non avevo trovato la prima moneta, avevo trovato la seconda, mi sembra, forse neanche. Sono abbastanza veloci questi. Questi affari qua, potevano farli leggermente, cioè che stavano fermi 1 o 2 secondi. Ecco appunto, ed è la seconda morte stupida che facciamo, perché io ho appunto fretta di finire questo episodio, perché tra un po' mi arriva di nuovo gente a casa. Non ho tanto tempo per registrarla questa parte, quindi sto facendo in fretta e sto giocando male. Ok, allora andiamo a fare più con calma la zona appunto nel prossimo episodio andremo a vedere le acque frizzanti. Anche lì sarà diviso in 2 episodi. Arriveremo alla torre nel primo episodio e al castello nel secondo. Allora, qui fermiamoci un attimo qua e saltiamo adesso. Qui andiamo qua, ok. Qui c'è il fiore di ghiaccio, qua sopra c'è, secondo me c'è qualcosa. No, non c'è niente, strano. La davo come zona in cui ci fosse qualcosa, questa qua. Invece non c'è niente. Allora facciamo cadere il Twomp e saltiamo via così. Andiamo a prendere anche queste 4 monete. I Twomp non possono essere ghiacciati, neanche questi qua piccolini. Avevo già provato ieri a vedere. Qui corriamo. Secondo me. Ah, ecco, qua c'è una moneta. Ok. Dicevo, secondo me qua c'è qualche moneta, non mi ricordavo più. Però alla fine c'era. Ok, qua mi sono fermato giusto dove non dovevo fermarmi. Ho rallentato, speriamo che vengano su. Ok, e speriamo di trovare un fungo
all'interno di quel blocco interrogativo qua. Speriamo ci sia all'interno un fungo. Ok, andiamo via prima di perdere il potenziamento. Lì sopra c'è sicuramente qualcosa, ma ok, ci arriviamo da lì. Benissimo, quindi da qua saltiamo qui e poi saltiamo qua. E poi vediamo di arrivarci. Ok, c'erano solo monete, a quanto pare non c'è niente qua sopra. Benissimo, cioè benissimo, mica tanto però. Va bene. Qui saltiamo qui. Qui vedo solo queste monete, quindi non vedo perché rischiare la vita per prendere qualche moneta di cui non necessitiamo. Ok, qua ieri, ecco, ero arrivato più o meno per di qua. Che mi sono spaventato che qua è aperto il buco, sono caduto giù e mi sono spaventato. Ok, ero arrivato qua. Che avevo capito che questo era fatto per salire. Questo buco qua c'era per far capire, secondo me, di salire qua. E appunto c'era quel blocco nascosto che permette di andare su. Sopra di questo dovrebbe esserci, se non ricordo male, un tubo. In cui all'interno c'è esatto, una moneta. Ok, ero arrivato qua. Qui c'è da stare attenti a questi tuomp in miniatura. Ok, andiamo con calma, tanto nessuno ci corre dietro. Ecco appunto, appena detto, ok, ci ritroviamo direttamente qua. Ok, sono riuscito ad arrivare qua col Super Mario. Adesso vediamo di rimanerci di nuovo. Ok, e questa parte l'abbiamo fatta. Adesso io spero di trovare. No, non di risalire, bensì di trovare almeno un funghetto. Ok, quello è saltato. Non pensavo saltasse di qua quello. Niente, ci ritroviamo lì, ragazzi, abbiate pazienza. Ok, la moneta l'ho ripresa, però purtroppo non sono riuscito a mantenere il fungo. Ma se io qua, mentre lui è sopra, gli salto sopra, ok, lo sconfiggo. Almeno quella è una cosa che sappiamo. Io spero di trovare un fungo qua. Perfetto. Allora qui aspettiamo che salga questa piattaforma e eliminiamo questo mini twomp. Ok, qua sotto c'è un tubo. Quindi io direi di provare a entrare a vedere se c'è qualcosa che può esserci d'aiuto. Morte certa. Intanto io sto guardando le piattaforme per capire come fare. Ok, lì c'è la moneta. Quindi dobbiamo cercare di far cadere il twomp e di non cadere noi. Ecco appunto. Niente, ci ritroviamo qua. Ok, sono tornato vivo fino qua. Spero di riuscire vivamente a prendere quella moneta stella che c'è qui. Ok, se non parlo le cose mi vengono abbastanza bene. Adesso ho la mano con i giochi di Mario in 3D e questi qua in 2D faccio leggermente più fatica a giocarli. Io sono uno che ha sempre giocato, non ho mai giocato a Mario in 3D. Per farvi capire, il mio primo Mario in 3D è stato Odyssey. Quindi giusto per farvi capire, cioè, il primo Mario in 3D è stato Super Mario Odyssey.
Adesso ne sto recuperando parecchio, ho finito 3D Land, ho finito 64 e ho la mano sul Mario in 3D e non riesco a... Faccio fatica a giocare questi qua in 2D, che sono quelli che ho praticamente quasi sempre giocato. Facevo molto meno fatica una volta, adesso vedrò durante magari le vacanze così di prenderci leggermente di più la mano, ecco qua se avremo... rimarremo fregati alla stragrande. Ecco appunto. Ci mancava solo il ghiaccio. Ok, starò, penso, presumo zitto quando farò questa lotta. Adesso ci ritroviamo direttamente lì. Ok, allora sono tornato qua alla battaglia contro Wendy. Non ho preso, come vedete, le due monete, perché veramente tra 5 minuti devo staccare la registrazione. Quindi non ho tempo veramente di prendere le monete. È una cosa anche questa circa incisa in questo video, non succederà più, cioè nel senso andremo a completare direttamente tutti i video, tutti i mondi in camera. Non penso di fare più degli episodi del genere, però veramente mi arriva gente tra 5 minuti e quindi devo velocizzare il tutto. Le recupererò off camera. Nel prossimo episodio vi farò vedere che comunque saranno prese le due monete. Vi chiedo veramente scusa per questo, però appunto se vado avanti così non riesco a registrarlo neanche oggi e mi salta tutta la programmazione per le vacanze. Quindi mi spiace, andrò a recuperare anche la moneta che abbiamo lasciato in uno dei mondi indietro. Mi sembra che c'era uno dei livelli indietro che non avevo recuperato una moneta. Quindi andrò a recuperare anche quella e nel prossimo episodio appunto vi farò vedere che le avrò recuperate. Tanto la posizione di tutte le monete che non ho recuperato ve l'ho fatta vedere. Nel prossimo video andremo... appunto non qua, bensì qua, nel Regno delle Acque, faremo anche qua due video. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like se il video appunto vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale se volete seguire questa serie o le altre serie che sto portando, che ho intenzione di portare più avanti, e vi invito a passare dalla descrizione, trovate tutti i link per raggiungermi sui miei social. I link per i canali dei miei collaboratori che state vedendo passare adesso schermo e i codici amico che ho delle console che ho attualmente a disposizione. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!